insieme a noi, insieme soprattutto a Matej Wiśniek, per questo dialogo intorno alla sua poesia. Appunto, oggi Matej Wiśniek è conosciuto soprattutto da degli appassionati di teatro come uno dei più grandi autori, dei più noti autori di teatro contemporaneo, sulla scena internazionale direi ormai, perché ormai, neanche se oggi lui mi diceva che continua a sentire il bisogno di affermarsi, perché non è mai finita la carriera di uno scrittore, no? Tuttavia, insomma, quello di Matej Wiśniek oggi è un nome importante sulla scena della drammaturgia europea. Tradotto anche in italiano, come ha detto giustamente Monica, come drammaturgo dal francese, meno conosciuto al pubblico italiano, ma forse anche in generale, come poeta, anche se in realtà Matej ha debuttato proprio come poeta ed si è convertito alla drammaturgia solo dopo, appunto, la partenza dalla Romania. Proprio con 3 volumi al suo attivo prima della partenza, era riuscito ad affermarsi talmente tanto come un autore originale importante sulla scena della poesia romena degli anni Ottanta, che quando è passato al teatro alcuni critici hanno addirittura detto che si trattava di un crimine letterario assurdo, una cosa impensabile, ma come un autore così bravo, un poeta così originale, rinuncia alle glorie già acquisite della poesia per tentare la strada del teatro, che non si sapeva bene cosa gli potesse riservare. Oggi invece possiamo dire che gli ha riservato onori e non poche soddisfazioni, immagino. Tuttavia però l'amore per la poesia è sempre rimasto, tant'è vero che dopo circa 15 anni, no? È tornato alla poesia con un volume in cui ha raccolto, presentato le sue poesie nel 2000 proprio, ha fatto uscire questo volume in cui raccoglieva la produzione dall'89 al 99, quindi la produzione di un decennio. Un decennio che sembrava perduto per la poesia di Matej Wiśniek e che invece poi abbiamo riscoperto con grande piacere. Abbiamo ritrovato alcuni temi, alcune preoccupazioni già presenti nella sua prima produzione, ma anche altre novità.